Buonasera a tutti i web spettatori, benvenuti a questo nuovo ciclo di puntate di Open Market, Spazio Economia e Mercati, che va in onda sulla web TV di Liberi TV. Sono Alfredo Pauciulo, chi già segue questo ciclo di puntate già avrà avuto modo di conoscermi, per chi inizia a seguire da ora, semplicemente sono un amico di tutti i collaboratori di Liberi TV. Amatorialmente cerchiamo di fare un'informazione su vari argomenti e io nello specifico mi occupo di finanza cercando di sviscerare un po' quali sono quelle tendenze che non sempre vengono messe sotto osservazione o comunque analizzate da altri punti di vista dai media generalisti o comunque anche dalla stampa specializzata o dai media specializzati che comunque hanno dei loro punti di vista che non sempre sono condivisibili, magari qui ci si può fare anche un'opinione diversa. E inoltre c'è sempre anche uno spazio operativo, cioè non solo lo scenario economico e geopolitico, ma come sempre anche stato negli scorsi cicli di puntate, ci sono da parte mia anche delle analisi che danno delle indicazioni operative su alcuni strumenti finanziari, almeno su quelli maggiormente conosciuti o comunque trattati da chi almeno opera anche a livello diciamo amatoriale sui mercati. Nello specifico per quanto riguarda le valute, il cross euro-dollaro, che è il principale cross a livello mondiale, e per quanto riguarda i mercati, in particolare ci riferiamo al FTSE MIB 40, che è l'indice della borsa italiana, e allo Standard & Poor's 500, che è l'indice prevalente ancora a livello mondiale, e che è l'indice dei 500 maggiori titoli statunitense, e per i titoli di Stato chiaramente non facciamo altro che fare riferimento allo spread tra il BTP e il Bund tedesco, quindi teniamo sotto osservazione questi due titoli del reddito fisso, e vedendone anche e allo stesso tempo tenendo anche sotto osservazione i Treasury americani. E per quanto riguarda le materie prime, ci soffermiamo prevalentemente sull'oro, ma non disdegniamo di analizzare anche altre materie prime come il petrolio. E così come non disdegniamo di analizzare altri strumenti finanziari che di volta in volta possono attirare la nostra attenzione e che possiamo sottoporre all'attenzione dei nostri spettatori per degli spunti operativi che eventualmente possono offrire. Bene, ci siamo lasciati con l'ultima puntata dello scorso ciclo, laddove avevo dato alcune indicazioni. Diciamo sia a livello di prospettiva geopolitica ed economica, e rispetto a questa, quali erano le indicazioni di mercato da seguire in questi 2 mesi, quasi 3 mesi in cui non ci saremmo visti. Bene, io indicavo sostanzialmente a bocce ferme, per come stavano allora le cose, la possibilità che il rallentamento economico, la stagnazione economica proseguisse in maniera abbastanza sostenuta. Fortunatamente questo non è stato, cioè, ovvero il governo Letta in Italia, complice il governo Letta in Italia, che ha evitato almeno momentaneamente di aggiungere troppe nuove tasse, e complice un po' di crescita negli Stati Uniti, comunque sostenuta dagli acquisti che la Federal Reserve ha confermato sui titoli di Stato americano a lungo termine. Questa serie di complicità ha fatto sì che ci fosse un rallentamento del declino economico, il che non significa che siamo usciti da una condizione di preoccupazione, ma quantomeno che la fase di precipizio ha messo quantomeno un paracadute per cui si rallenta in questo precipizio. La nostra ipotesi fondamentale resta la stessa, e cioè che fino a quando gli stati occidentali non faranno un taglio sostanzioso delle tasse, e per farlo non c'è altro verso che ridurre la spesa, visto che i prodotti interni lordi dei paesi o sono in declino o comunque sono in crescita, ma non tale
da poter sostenere i ritmi degli anni precedenti, beh, se non si avviano dei seri tagli alla spesa inutile, non alla spesa che invece può produrre consumi, e soprattutto alla spesa parassitaria, e se questi tagli alle spese non si rivestono in tagli alle tasse, dubito fortemente che queste fasi di rallentamento possano terminare almeno nel prossimo decennio definitivamente. Magari si avrà un'alternanza di fasi come queste in cui il ritmo della discesa è più lento o in alcuni paesi è leggermente in positivo, a fasi in cui invece si avrà una recrudescenza della negatività nella discesa dei consumi e quindi del prodotto interno occidentale. E di converso anche per le economie in crescita, comunque un rallentamento dai tassi elevati che hanno raggiunto negli anni scorsi. Bene, se in questo scenario avevamo indicato di fare attenzione per il costo euro-dollaro alla possibile salita dell'euro fino verso l'area 1,34, da lì indicavamo la possibilità di iniziare a vendere qualche cosa. Oggi l'euro-dollaro è superato la fase, il livello di 1,34 è attorno a 1,3550. Si fa notare che il balzo c'è stato soprattutto negli ultimi 3 giorni, da quando mercoledì sera la Federal Reserve, per bocca del suo presidente Bernanke, ha annunciato che di non terminare l'acquisto di 85 miliardi di dollari al mese di titoli di Stato americano, come si aspettavano i mercati, ma di continuarlo almeno fino a tutto il 2014 e per poi pensare nel 2015 a un rallentamento e quindi a un rialzo dei tassi. Chiaramente questo ha avuto nell'immediato un effetto sui mercati che, considerando ancora un dollaro a buon mercato su col quale indebitarsi per comprare attività finanziarie, nell'immediato ha comportato 3 tendenze fondamentali. Da una parte c'è stata la crescita dei listini azionari, dall'altra parte c'è stata una crescita dell'euro nei confronti del dollaro, il quale si è svalutato, e ancora, proprio perché si è indicato al mercato che il dollaro potrebbe avere ancora una politica di tassi bassi per un anno, le valute ad alto rendimento come lira turca, fiorino ungherese e rand sudafricano hanno arrestato il declino subito negli ultimi mesi nei confronti di tutte le valute, in particolare del dollaro, per ricominciare a salire nei confronti dello stesso. Fino a stasera, quando, ultima notizia, Obama ha annunciato che se non gli Stati Uniti anche quest'anno non innalzeranno il tetto del debito potrebbero andare in default. Solita manfrina degli ultimi anni, ricordiamo a tutti voi spettatori che negli Stati Uniti vige il pareggio di bilancio in Costituzione, e per cui se ogni anno, e ciò non è, questa sarebbe la seconda volta che avviene se si innalza di nuovo il tetto, che avviene negli ultimi anni, ma che è avvenuto circa una trentina di volte nella storia dell'ultimo secolo, quasi degli Stati Uniti, per cui un fatto abbastanza ordinario al quale negli ultimi anni si dà rilevanza, creando una sorta di spaventapasse per le popolazioni, col quale poi spesso si vanno ad introdurre ulteriori tasse o comunque altre restrizioni. Detto questo, quindi, chiaramente questa notizia nell'immediato ha fatto sì che l'euforia del giorno scorso, che si è avuta grazie a Bernanke, il presidente della Federal Reserve, per l'annuncio di ulteriori tassi bassi fino all'anno prossimo, questa euforia, quindi con l'annuncio di Obama della necessità di alzare il tetto del debito, qui in fine serata, preso il sopravvento invece la componente negativa, per cui vediamo che gli indici americani stanno ritracciando dei massimi fatti registrare l'altro giorno. Infatti l'indice Standard & Poor's 500, dopo aver fatto un massimo a 1729, ora veleggia intorno a 1720. Così l'oro, che era crollato già ad aprile, come indicammo, variando la nostra posizione che era rialzista, ma al di sotto certi livelli, indicando
diciamo, la fine del trend rialzista, arrivato fino a 1.080 dollari l'once nel mese di a cavallo luglio-agosto, si è poi portato sia per la complicità della situazione geopolitica del Mediterraneo, dell'insicurezza geopolitica del Mediterraneo, in particolare della Siria, sia anche grazie a quest'ultimo colpo di cura della Federal Reserve sull'immissione di liquidità, si era portato fino attorno ai 1.415 dollari l'once sulla crisi siriana, per poi scendere di nuovo e riportarsi di nuovo ieri l'altro fino a 1.375 dollari l'once. La tendenza di medio-lungo periodo resta ancora ribassista e inizierà ad invertirsi sopra i 1.520 dollari l'once. Attualmente l'oro veleggia in un range che oscilla tra 1.270 dollari l'once e 1.415 che è il massimo raggiunto sulla crisi siriana. A superamento al rialzo dei 1.415 si può in un qualche modo vedere già dovesse esserci questo tipo di questa rottura di livello dei prezzi. Allora potremmo pensare, almeno nel medio periodo, ad una riacquisizione del trend rialzista, mentre per una riacquisizione del trend rialzista sull'oro bisognerà aspettare invece l'eventuale rottura dei 1.520-1.550 dollari l'once. Viceversa, una discesa al di sotto del livello di 1.270 dollari l'once comporterebbe quantomeno andare a ritoccare i minimi precedenti fatti toccati già a luglio, attorno a 1.180 dollari l'once, per poi eventualmente poter sprofondare più giù. Di sicuro al momento i mercati sull'oro e sulle materie prime stanno dando questo segnale, cioè il ciclo positivo sulle materie prime è finito. Però in particolare sull'oro come bene rifugio, su ogni qualsiasi crisi geopolitica o comunque accenno di crisi geopolitiche, su ogni emissione di liquidità, l'oro in particolare e anche il petrolio vengono speculati al rialzo con dei grossi strattoni anche nell'ordine del 4-5% giornalieri, sempre portandosi a livelli tali, ma da non invertire il trend di lungo periodo che resta al ribasso. Da una parte questo è un bene perché significa che le crisi per geopolitiche in atto, per quanto forti, per quanto siano dei focolai pericolosi, attualmente non vengono ancora stimati dal mercato come crisi che potenzialmente possono accendersi per un prolungato periodo di tempo, quindi tali da far acquistare a man bassa beni rifugio e portarli a un prezzo molto elevato. Dunque, l'indicazione di scenario in questo caso è comprare sulle discese un po' alla volta, sullo scenario di lungo periodo, e comprare oro sulle discese un poco alla volta, ma con una minima percentuale del patrimonio, ma giusto per proteggersi qualora l'ipotesi molto remota dovesse precipitare la situazione geopolitica. Non comprarlo assolutamente in questo momento per specularlo al rialzo, poiché il trend rimane ribassista. Per quanto riguarda l'euro-dollaro, segnaliamo che con il livello di oggi a 1,35,50, anche dopo la dichiarazione di Obama, è iniziata la discesa, ma non è stata così forte, tale da portarlo al di sotto di livelli che potrebbero compromettere il trend di breve in atto. Il trend di breve in atto vedrebbe, mantenuti i livelli di 1,34,50, la possibilità di prolungare i prezzi fino al livello di 1,37,50, anche fino a 1,38,50. Indichiamo 1,37,50 e 1,38,50 la possibilità di chiudere le posizioni al rialzo che eventualmente si hanno o di incrementare le posizioni al ribasso che eventualmente si hanno. Sull'euro-dollaro, sulla visione di lungo periodo siamo particolarmente più long sull'euro che rispetto al dollaro per il semplice motivo che, permanendo in Europa un maggior rigore, una maggiore austerità che fa male all'economia, ma all'economia finanziaria invece fa bene perché
non crea svalutazione rispetto alle altre valute, o meglio, ne crea meno rispetto al dollaro, è chiaro che nella competizione svalutativa tra le due valute l'euro si apprezza e il dollaro si deprezza, quindi nei confronti dell'euro, benché poi questo comporti a livello di economia reale dei problemi per la zona euro. Per cui l'ipotesi di scenario sull'euro-dollaro è che bene o male ci resterà in una fascia di oscillazione per i prossimi anni abbastanza ampia, che va dai 1,25 agli 1,40 dollari contro euro. Per cui ogni volta che si va di sopra della fascia mediana, del prezzo mediano di questa fascia, converrebbe vendere. Quindi ogni volta che va sopra 1,33 conviene iniziare a vendere piuttosto che acquistare ulteriormente, oppure viceversa acquistare al di sotto. Chiaramente, se chi ha acquistato al di sotto anziché vendere subito a 1,33, può prolungare i propri acquisti fino a 1,30, può prolungare la tenuta dei propri contratti acquistati fino a 1,38, 1,39, magari anche 1,40. Viceversa, se chi ha venduto, chi vende sopra 1,33, può mantenere le sue posizioni in essere fino a chiudere le veste verso il raggiungimento di nuovo di 1,27 1,25. Quindi da questo punto di vista non vediamo una fascia di oscillazioni molto grossa, se non questa fascia del 10-12%. Solo in caso di uno scenario geopolitico che dovesse all'improvviso precipitare con degli esiti che non sono affatto scontati come passato, infatti con la crisi siriana abbiamo visto per la prima volta negli ultimi decenni come la diplomazia degli Stati Uniti non è riuscita ad ottenere i suoi obiettivi rispetto alle pressioni politiche esercitate sugli altri paesi, tant'è che si è dovuto fare marcia indietro sull'intervento in Siria, trovando anche delle sponde per avere delle, tra virgolette, scuse per mascherare sostanzialmente all'opinione pubblica il fatto che gli altri paesi dell'Occidente, gli altri paesi europei e la Russia stavolta erano riusciti a bloccare la strategia americana, l'intenzione americana di andare a colpire in Siria. Cioè assolutamente non c'è un contrasto sulla visione di ciò che è accaduto in Siria. Sicuramente dei gas nervini sono stati buttati, solo che non essendovi la certezza di chi è stato il responsabile di questa azione, rispetto alle altre volte non si è subito accettato la versione degli Stati Uniti che voleva in Assad il responsabile. Questo è un segnale di geopolitica che ci fa capire che anche gli equilibri del potere economico stanno cambiando, si stanno spostando insomma verso i paesi del BRICS, in particolare non tanto del Brasile o del Sudafrica, ma in particolare invece dei due grandi paesi, Russia, Cina e a traino dell'India. E questo chiaramente comporta che se dovesse esserci un precipitare della situazione geopolitica in qualche cosa di più concreto come interventi militari e altro, è chiaro che nell'immediato avremo le reazioni più o meno solide, cioè quindi l'aumento del dollaro e la caduta delle borse delle materie prime, ma tranne le materie prime di rifugio come l'oro e il petrolio per accaparrarsi l'energia. Ma dopo, come immaginiamo, a questo punto poi le situazioni potessero proseguire diversamente dal passato, bisognerebbe guardarsi intorno per vedere quali sono i cambi in atto e non ci stupirebbe all'improvviso che compaia o una nuova valuta, possa prendere un maggior peso come il rublo o altri, o l'euro possa essere la valuta che inizi ad essere accaparrata come valuta di sicurezza anche nei confronti del dollaro. Ma questi, diciamo, sono fatti che riteniamo estremi e che eventualmente analizzeremo qualora dovessero verificarsi queste spiacevoli situazioni. Al momento
Quindi passiamo all'ultima indicazione che avevo dato sull'indice FTSE MIB della Borsa di Milano, dove ho indicato nel massimo della fine di gennaio di quest'anno un punto importantissimo. Infatti è stato già raggiunto, dopo gennaio è stato raggiunto di nuovo nei mesi scorsi e di nuovo da lì si è ridisceso in una zona di 15.000 punti. Ora con l'intervento della Federal Reserve di nuovo l'indice si è portato poco sopra quei livelli di gennaio e con stasera inizia ad esserci la possibilità di un ritracciamento di nuovo da quei livelli. È chiaro che se invece lo spauracchio di stasera sul debito americano non dovesse proseguire e non dovesse comportare conseguenze la settimana prossima sui listini europei, ci potrebbe essere la rottura definitiva di quel livello che abbiamo indicato come a nostro avviso difficilmente superabile nell'immediato, cioè di 18.000 punti circa di FTSE MIB, ma se dovesse essere superato con decisione, a quel punto vuol dire che c'è un cambio di visione, vuol dire che c'è un flusso finanziario che si sposta da altre parti per andare sul mercato italiano e la potenza di questo flusso potrebbe spingere i valori del mercato azionario italiano da 18.000 fino attorno ai 20.700 punti massimo. Non stimiamo attualmente di più. Mentre viceversa, dovesse proseguire quanto accaduto stasera sul tetto del debito americano e magari aggiungersi altre situazioni che possono comportare il ribasso sui mercati azionari, dai 18.000 punti attuali il mercato scenderebbe nel giro di un paio di settimane, potrebbe scendere intorno ai 16.300 punti e poi da lì eventualmente ancora riportarsi di nuovo attorno al livello di 15.000 punti. E anche il mercato italiano è ormai da un anno in questa fascia di 20% tra i 15.000 e i 18.000. L'ipotesi che avevamo fatto, vista anche la situazione macroeconomica italiana, europea e comunque occidentale, è che bene o male questo andamento laterale del mercato in questa fascia del 20% tra i 15.000 e i 18.000 sarebbe proseguita almeno fino a febbraio del prossimo anno per poi avere una discesa consistente quale rappresentazione definitiva della stagnazione che poi ormai avrebbe attanagliato completamente l'economia reale. E da questo punto di vista, diciamo, siamo solo più moderatamente ottimisti, benché rispetto ai prezzi, soprattutto per quanto riguarda le azioni degli Stati Uniti e anche le azioni europee, pensiamo al mercato tedesco anche che ha raggiunto nuovi massimi storici, l'ipotesi resta per noi di un mercato sopravvalutato rispetto alle aspettative economiche reali, benché non rispetto invece al livello di tassi di interesse, che è quello che spinge di più il mercato, perché le azioni, anche avendo dei rendimenti non molto elevati, data la situazione economica, restano comunque di gran lunga rendimenti più elevati dei tassi offerti sui depositi a breve. E questo chiaramente spinge i mercati. È chiaro che la corda non può essere tirata molto in alto e ci sarà il momento in cui arriverà il red d'azione e i valori si dovranno allineare come sempre è stato nella storia. L'importante è capire quando potrà esserci questo punto di svolta. Noi stiamo per il mercato italiano, però volendo tirare, se questa 18.000 dovesse essere sfondati, sono i 20.700 il prossimo target, ma più di lì, a meno che non ci dà. Anzi, ipotizzo che già da stasera probabilmente ritorneremo indietro per andare man mano di nuovo verso 15.000. E così anche per il mercato statunitense la nostra aspettativa è che possa raggiungere al massimo un livello attorno ai 1.800, sempre che invece non già da oggi non ci sia un ritracciamento consistente. E così per tutti gli altri mercati abbiamo un margine che oscilla a seconda dei mercati più o meno volatili tra un 10-12% per cento dei mercati meno volatili come quelli più grandi tipo Stati Uniti e Germania è un 20%, 20% per gli altri, 15% per l'Italia, 20% per mercati magari
ancora più volatili. Quindi, come al solito, ci troviamo di nuovo, come al solito, saga poi troviamo in quest'ultimo anno, spesso al venerdì sera, i mercati sono sempre, si trovano sempre posizionati su delle linee fondamentali, quasi insomma a non voler prendere una posizione decisa e attendere il lunedì per riorientare la propria operatività. Evidentemente gli operatori spingono molto in una direzione o nell'altra, sapendo che non c'è una guida ben precisa, ma ci sono solo suggestioni in un senso o nell'altro, per cui spingono fino in fondo la suggestione del momento, come è stato per l'annuncio della Federal Reserve, di mantenere il quantitative easing, per cui gli operatori di mercato immettono grossi flussi di denaro su quella suggestione, fino poi a portarli a fine settimana, quasi agli estremi, a livelli estremi di tipo statistico, e lì fermarsi per poi decidere settimana successiva se ci sono le condizioni per proseguire quella suggestione, o viceversa possono prevedere delle suggestioni di carattere inverso e quindi investire in treno. In questa situazione sostanzialmente abbiamo dei mercati deboli che vanno in laterale, mercati più forti che vanno moderatamente al rialzo, benché sulle suggestioni di derivo scendano, ma tutto questo comporta che da qui immagino non oltre marzo o proprio quando esagerare giugno dell'anno prossimo ci dovrà essere un riallineamento dei valori nell'ordine almeno del 20% per i mercati meno volatili come quello statunitense e del 30-35% per mercati più volatili come quello italiano o altri mercati altrettanto volatili. Per quanto riguarda il cambio euro-dollaro, questo sarà allineato a questi andamenti, o viceversa, o meglio, i mercati saranno allineati anche al cambio euro-dollaro, per cui nelle fasi di suggestione positiva assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'euro, che al momento noi vediamo possibile fino nell'area 1,40 e non oltre, e viceversa un indebolimento che al momento nel più breve termine vediamo possibile di nuovo fino a 1,30, ma eventualmente la fase di debolezza, come se fosse una suggestione momentanea, potrebbe andare a ritoccare i livelli di 1,2750 e eventualmente più sotto. Bene o male, restiamo in quella fascia di oscillazione che avevo indicato già a metà trasmissione, e quindi tutta l'operatività, a nostro avviso, va impostata nell'acquistare la parte bassa di queste, o comunque acquistare le attività finanziarie, non nella parte bassa, quantomeno al di sotto della mediana dei prezzi medi di queste fasce orizzontali di prezzo, le varie attività, e viceversa iniziare a venderle quando si è al di sopra. Poi a discrezione di ognuno, a seconda del rischio che vuole assumere, a seconda dei prezzi di carico che ha su queste varie attività, scegliere qual è il punto più soddisfacente del rischio rendimento che si è avuto. Questo è valido sui mercati azionari e sul cross euro-dollaro. Viceversa per l'oro, abbiamo dato le indicazioni descritte prima, fare attenzione a questi livelli, che al momento sono 1270, 1420, 1415, 1420, ma l'oro invece può portarsi al di sotto di questi livelli, grazie anche alla grande volatilità che in genere viene in queste fasi storiche. Per quanto riguarda invece le valute emergenti, sicuramente attualmente l'indicazione di uscire dalle valute che sono cresciute molto come rifugio è il caso, per esempio, della corona no norvegese e di altre valute scandinave. Allo stesso tempo, per quanto riguarda le valute ad alto rendimento, come diciamo la lira turca, il fiorino ungherese e anche il rand sudafricano, da seguire con attenzione laddove su grossi rialzi dell'euro e del dollaro nei confronti di queste valute, prendere posizioni acquistando queste valute, ma sapendo che il trend rimane sfavorevole a queste valute, soprattutto nei confronti dell'euro. Quindi eventualmente per chi volesse fare il cosiddetto carry trading, cioè percepire interessi positivi su queste valute e pagare interesse
basso sul dollaro, sull'euro, sarebbe più conveniente farlo con il dollaro piuttosto che con l'euro, sempre con l'avvertenza però che il trend di lungo periodo resta comunque in discesa al momento per queste valute, quindi è importante fare attenzione al tempo di acquisti. Infine, a questo punto non mi resta che indicarvi, anche se leggermente abbiamo sforato, ma indicarvi i settori azionari che poi sono gli stessi che ormai vado da quasi 2 anni indicando, che sono sicuramente il settore energetico. Infatti Eni in Italia è quella che ha retto meglio le fasi di ribasso e che ha incrementato più solidamente i propri guadagni, ma in generale tutto ciò che ha un consumo legato a beni di lusso o a beni o a di aziende che esportano, oppure a beni di prima necessità, per cui anche se il consumo diminuisce, ma non diminuisce in maniera tale da comportare grosse perdite, diminuzione degli utili per le aziende che producono. Quindi un'ottima attenzione, un'attenzione agli energetici, alle società produttrici di energia, alle grandi società di distribuzione e produzione alimentari, e a determinati settori del lusso e qualsiasi altro alle utilities a partecipazione pubblico-privata, cioè che offre i servizi ai cittadini come distribuzione delle acque, distribuzione di energia o di altri servizi, soprattutto tenendo conto dei bilanci che hanno e quindi facendo attenzione a comprare quelle di società che negli ultimi anni hanno saputo produrre utili e quindi hanno un buon management, una buona gestione, rispetto ad altre che invece non hanno avuto buona gestione. Queste sono tutte società che producono grossi flussi di cassa, il fatto che non producono utili molto spesso è dovuto solo a una cattiva gestione. Quindi nei casi in cui si acquistino aziende di questi settori, fare attenzione a comprare quelle dove il management negli ultimi anni ha dimostrato di gestire bene l'azienda e quindi produrre utili, se non in crescita, quantomeno sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. E al momento, quindi, sembra di essere già oltre quasi 5 minuti il tempo di trasmissione, e quindi al momento non mi resta che salutarvi e salutare voi tutti i web spettatori e darvi appuntamento alla prossima puntata di Open Market, Spazio Economia e Mercati, a fra 15 giorni, sempre qui sul web, sempre di venerdì, e per l'orario, come sempre, seguite il palinsesto di Liberi TV. A voi tutti una buona serata e un buon fine settimana da Alfredo Paolo.